effettua un lancio molto decentrato, c'è stato il colpo di testa in mezzo, poi Bergomi, quindi la sforbiciata effettuata da Baresi, palla fuori area, ma c'è ancora un colpo di testa di Thord Holmgren, quindi riesce a colpire in acrobazia fra due avversari Peterson, palla laterale. Il lancio ancora in profondità e c'è questa conclusione sul fondo, si era presentato pericolosamente in avanti in modo da Baresi, il quale però cincischia e perde palla, c'è l'inserimento di Peterson pericolosissimo al limite, il passaggio per Rantanen, il cui tiro è ribattuto, leggerezza a centrocampo dell'Inter che ha consentito al Göteborg di proporsi in avanti pericolosamente. Insistono ancora gli svedesi, c'è questa conclusione violentissima da parte di Johansson. Rivediamo l'esecuzione del tiro della bandierina da parte di Johansson, Rantanen che tocca di testa e vedete c'è il colpo di testa di Rantanen, poi la palla è sfiorata da Tardelli e sul tiro di Johansson è lo stesso Tardelli che col corpo dagli svedesi e ora Tommy Holmgren alla manovra, quindi Johansson, giocatore molto attivo, il tocco per... questo inserimento pericolosissimo e Zenga ancora ci mette una Rantanen, tenta un colpo di tacco, palla fuori, virgola, clamorosamente Peterson, poi va alla conclusione anche Zetterlund, ancora un traversone, il colpo di testa del lungo Rantanen, Zenga che va a chiudere il pallone con lo stesso Rantanen che lo ostacola e poi si scusa prontamente con lui, e effettivamente l'Inter si predispongono tutti nei pressi di Zenga. C'è il colpo di testa di Passarella e poi il rinvio addirittura di Carlini. L'arresto è di Mort che butta ancora in profondità. Rantanen, poi il tiro pericolosissimo di Carlson. E anche a Praga, questa volta no, però non abbiamo subito gol, quindi sono ottimista.